Il sindaco Muzzarelli questa mattina ha partecipato anche alle celebrazioni della 68esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, tema per il quale la prevenzione non è mai abbastanza, però c'è una buona notizia perché Modena è in controtendenza sul dato nazionale riferito al numero di infortuni sul lavoro e malattie professionali. I dati sono stati presentati oggi, vedono in calo nella nostra provincia gli incidenti con esito mortale, le malattie professionali ed il complessivo numero di casi. Ancora Miriam Accardo. Si dimezzano quelli con esito mortale, passano da 22 a 11 tra l'anno scorso ed il 2018. Negli stessi mesi calano del 16% le malattie professionali denunciate, mentre il dato generale segna un meno 1,9%. Questo offre il quadro degli infortuni e delle malattie professionali che si registrano in provincia di Modena, illustrato in mattinata nell'ambito delle celebrazioni per la 68esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui filo conduttore è stato quello di rimarcare come la salute e la sicurezza siano una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni. Stiamo pensando di fare della formazione sui lavoratori con testimonianze di invalidi colpiti dalla malattia professionale e dall'infortunio, perché abbiamo riscontrato, soprattutto negli studenti, che è molto efficace. Stando ai dati INAIL nazionali, a partire dal 2015 le denunce di infortunio sono cresciute dello 0,6% e per il 2018 sembra profilarsi un andamento infortunistico in linea con questa tendenza. Se guardiamo all'età dei lavoratori, quelli che hanno meno di 35 anni risultano la categoria più a rischio, con un incremento di infortuni del 2,2%, più che triplo rispetto a quello medio. Noi proponiamo un piano di 5 anni che coinvolge il Ministero, le istituzioni, le forze sociali, per mettere in piedi una formazione adeguata, e nei 5 anni il nostro obiettivo sarebbe quello di dimezzare sia gli infortuni che le malattie professionali.